saluto a nome dell'amministrazione e ricordo questa data, questa ricorrenza. Per la precisione, la legge riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo. Leggo tutta la motivazione della legge, che è del 2004. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. E della più, e questa è anche importante che la legge lo riconosca e lo sottolinei, è della più complessa vicenda del confine orientale. Grazie alla collaborazione con Alessandro Cucche, che è presidente per quanto riguarda la nostra zona dell'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, dal 2014, se non erro, noi celebriamo questa giornata. All'inizio abbiamo fatto molti interventi nelle scuole, nel tempo abbiamo fatto però anche delle relazioni, come quella di questa sera, e l'altro anno abbiamo voluto la proiezione di quel film recente, molto duro, ma necessario anche per entrare nella dimensione di quella che è stata la storia, che è Rosso d'Istria. Io mi limito a ricordare quello che ha ricordato il presidente Mattarella, cioè dicendo che su questi fatti c'è stato per molto tempo un colpevole silenzio. E voglio anche prendere a prestito l'espressione di un giornalista che tutti noi stimiamo, che è Gian Antonio Stella, che ha dedicato a questa giornata un suo editoriale, il quale dice che il dolore non è di parte. Perciò qui non si tratta né di mettere su due piatti della bilancia gli errori di una parte o dall'altra, né di comparare questi eccidi ad altri della storia, perché ognuno di essi ha la sua, purtroppo, terribile specificità. Non si tratta neppure di fare una contabilità numerica, proprio terra a terra, delle vittime. Si tratta di usare un rigore storico e una onestà intellettuale e andare a fondo in una vicenda che ancora oggi divide, dal mio punto di vista, erroneamente e colpevolmente, per chi non vuole affrontare il discorso storico, la conoscenza storica, che è fondamentale. E nel dire questo lascio la parola a Enzo Guanci, che è il nostro referente per il Centro Pace, ma che è anche di professione uno storico, che ci dirà qualcosa in più. Grazie, buonasera a tutti. Grazie all'amico Gianfranco Contini, che è qui, che conosco da una vita. Diciamo, abbiamo avuto una vita professionale comune. Sì. No, io, insomma, con Alessandro ci conosciamo da alcuni anni, in queste occasioni. Il giorno del ricordo ricorda, appunto, una questione che personalmente io ho vissuto dal punto di vista soggettivo, proprio il mio personale, avendo vissuto per 40 anni assieme ad una persona, mia moglie, che era di una famiglia slovena di Trieste, che ha sentito dai miei suoceri, dai miei racconti delle traversie, no? Di questo mondo triestino, che un grande, grandissimo scrittore triestino, Boris Pavlov, lui è centenario ormai, sono pochi, ma credo che abbia 130 anni, sì, è ancora vivo, vive a Trieste, e che in un incontro con gli studenti definisce, racconta la città di Trieste e la dice, ma qui a Trieste siamo tutti misti,
Io dico scherzando che siamo tutti bastardi, anche se alcuni di noi hanno scelto e sviluppato la cultura italiana. E poi continua, perché Trieste è una città di confine, è una città piena di gente, e tra l'altro lui poi racconta, parla di Trieste, sta parlando dei ragazzi, degli studenti triestini, e racconta che Trieste è stata sempre protetta, non aperta al suo retroterra, dicendo che da 4.000 abitanti è riuscita, che aveva in origine, è cresciuta fino a diventare di 220.000 abitanti, perché ha accolto tutta la gente che veniva dagli intorni, no? Era diventata la capitale dell'impero asburgico, quindi aveva la capitale marittima dell'impero asburgico, quindi era un mondo misto. Infatti ancora oggi a Trieste credo che sia l'unica città di provincia italiana in cui troviamo una chiesa greco ortodossa, una chiesa serbo ortodossa, la sinagoga e ovviamente varie chiese cristiane cattoliche. Ecco, questa è la cosa che va ricordato. In questo contesto, nel 1940-45, nella Seconda Guerra Mondiale, succede quello che è successo e che succede in tutte le terre di confine quando c'è una guerra. Le guerre sono guerre nazionaliste, sono guerre di nazioni contro nazioni, di popolo contro un altro popolo, di due popoli contro due popoli, di cinque popoli, eccetera. E questo impedisce, non è previsto, non si accetta il fatto che in un mondo nazionalista possa esistere una città, una località plurinazionale. Questa cosa è inconcepibile per i nazionalisti. Questo vuol dire che a quel punto succedono delle tragedie, delle autentiche tragedie. Uno storico che si è occupato di questo, oltre a tante altre cose, adesso non trovo, non lo avevo messo, Guido Krajnc cita in un libro sulla tragedia dei profughi, dei nostri amici Giuliano Dalmati, cita, fra l'altro ricorda anche la tragedia dei tedeschi di Danzica che vengono sbattuti da un confine all'altro. Pare che dopo la fine della guerra 15 milioni di persone in Europa abbiano traslocato, siano stati profughi. Ecco, noi dobbiamo ricordare da vicino quello che in questa tragedia immane che è stata la Seconda Guerra Mondiale ci ha toccato da vicino. E questo è giusto, è sacrosanto ricordarlo. E colpevolmente l'abbiamo dimenticato, messo da parte. Ma questo è quando, quando si dimentica la storia e si fa ricorso alla memoria. La memoria è per forza di cose un fatto soggettivo. La memoria, ciascuno di noi lavora sulla memoria e seleziona le cose da ricordare. Se ci ricordassimo tutto non si potrebbe vivere. Quindi è successo questo, è successo che gli anni in Italia, gli anni del dopoguerra, si è voluto dimenticare colpevolmente tutto quello che era successo durante la guerra. Questo. Per cui, non so, insomma, l'episodio più famoso in storia, in letteratura, è quello di Primo Levi, a cui è stato rifiutato la pubblicazione del suo libro
nel 50 dalla casa di Cenaro, non dall'ultima arrivata, da Italo Calvino, per capirci. Quindi è questo, e in quel contesto lì, quando ovviamente si rifiutava di... non si volevano sentire le tragedie dei campi di sterminio, ma non si volevano sentire neanche quello di gente che era costretta a lasciare casa, figli, a spostarsi, a fare i profughi. Io concludo ricordando un bel libro di quello di Anna Maria Mori e Nelida Milani, Bora, la conclusione del libro, quando Anna Maria Mori ricorda come lei da bambina aveva difficoltà a dichiararsi profuga, cioè si vergognava. Questa è una caratteristica tipica delle vittime. All'inizio ti vergogni, allora bisogna poi fare attenzione all'effetto di rimbalzo, per cui diventa un atto di eroismo, no? un vanto. Qui Anna Maria Mori si vergognava e lei dice, quando mi chiedeva la professoressa, mi chiedeva le generalità, e dice, nata a... la risposta tarda ad arrivare. L'interlocutore è il professore delle medie, poi del liceo, dopo ancora l'impiegato degli uffici amministrativi, dell'università e via via continuando per tutto quel mare di foglie e pratiche burocratiche, tante di cui è fatta una vita di studio, di lavoro, di certificati di nascita e di morte. Aspetta con un po' di pazienza quello che ha chiesto. Allora, nata, cosa scrivo? È preparato all'eventuale esitazione quanto alla data di nascita di una signora, ma sul luogo che difficoltà c'è. Allora, nata dove? E lei dice, a Pola. L'impazienza aumenta, questa qui si permette di far perdere tempo anche con una banalità come la geografia. Come ha detto, scusi, Pola, Istria. Questa volta l'esitazione passa dall'altra parte. Qualche secondo di silenzio imbarazzato. E poi, ah, in Jugoslavia. Lei è jugoslava? Veramente no, io sono italiano, sono nata in Italia. Un'illuminazione, ha già dimenticato, allora lei è profuga. E chissà perché la cosa, lei è profuga, faceva così ridere il professore, la professoressa, o l'impiegata del comune, o dell'anagrafe che me lo chiedevano. A me veniva da piangere. Anche e soprattutto perché gli altri ridevano. Ecco, di questo noi oggi siamo colpevoli. Mi piace ricordare che negli anni 90 Anna Maria Mori è venuta al liceo con la collaborazione dell'associazione Leggi Donna e ci ha presentato il libro che era appena uscito, Bora, perciò per la prima volta studentesse e studenti hanno conosciuto questa dimensione. Ringrazio la sindaca che è arrivata ora, che è qui con noi, non so se voglia intervenire, forse dopo, dire qualcosa. E adesso passo la parola. Ah, ricordo che come Consiglio Comunale abbiamo preso la decisione di intitolare, perché apro questo pieghevole e vedo qui la sua foto, di intitolare una via, un luogo non ancora dotato di nome, a Norma Cossetto, che è stata una vittima studentessa di lettere, veniva a Padova, su e giù, e che è stata una vittima delle foibe e che ha avuto poi la medaglia d'oro al valore civile. Quindi noi abbiamo questo impegno, l'abbiamo preso proprio qui, in questo luogo, e adesso do la parola, prima che all'autore del libro, Alessandro Cook, per l'associazione nazionale. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti. Io
Ringrazio l'amministrazione comunale di Milano, diceva la delegata alla cultura che è dal 2014 che abbiamo questa collaborazione che si è sviluppata in varie fasi, in vari luoghi, in vari momenti, perché abbiamo parlato di cinema ma anche di teatro, no? C'è stata anche la rappresentazione di Giulia e anche l'abbraccio del ricordo in questa sala, e quindi questo è un rapporto ormai consolidato. Ringrazio anche la presenza del sindaco, e con il quale abbiamo ragionato anche molto da questo punto di vista. E io volevo dire due, cioè io sinceramente non sapevo cosa dire, ma mi ricollego a quello che avete detto voi, e nel senso che il giorno del ricordo è stata legge dal 2004 ed è stata importante perché finalmente c'è stato un risarcimento a una pagina di storia strappata per 50 anni e più. Fare interventi come quello di oggi, o come quello che facciamo in tanti altri luoghi, anche solo 10-15 anni fa, non era facile, oggettivamente. Quest'anno, se pensiamo solo alla provincia di Venezia, abbiamo circa poco più di 40 interventi nel nostro territorio collegati con il giorno del ricordo. Se pensiamo al rapporto che per noi è sempre importante e prioritario con il mondo della scuola, abbiamo circa tra i 120 e i 130 interventi nelle scuole venete, una cosa che ormai comincia a febbraio ma poi prosegue anche nel mese di marzo. Questo significa già un'attenzione importante, un'attenzione che si muove a livello anche capillare. Lo stesso rapporto che abbiamo ormai col Comune di Venezia, quest'anno ci ha aperto la strada, ci apre la strada sempre più anche alla collaborazione con realtà importanti e prestigiose del territorio. Sono già alcuni anni che lavoriamo con l'Università di Venezia, con l'Ateneo Veneto. Quest'anno abbiamo una buona collaborazione, abbiamo fatto una collaborazione anche col Museo del Novecento, con l'M9 e anche con la sede veneziana del Consiglio d'Europa, che è una sede bellissima in Piazza San Marco, e questo significa che passi in avanti sono stati fatti, e questo è importante e significativo. Se noi pensiamo solamente anche a come le più alte cariche dello Stato in questi giorni, domenica c'è stato il concerto per il giorno del ricordo al Quirinale e lunedì c'è stata la celebrazione ufficiale al Senato, alla presenza dei Presidenti di Camera e Senato e anche del Presidente del Consiglio, e questi interventi sono stati molto, molto netti, molto precisi, inequivocabili, e quindi questo è indubbiamente una situazione, un elemento importante da considerare. Certo, veniamo da un silenzio prolungato, e questo non è facile recuperare questo elemento. Però quello che vogliamo dire e considerare è questo. Intanto per alcune generazioni, perché noi certe volte andiamo nelle scuole e gli insegnanti ci dicono anche grazie, dice, non sapevamo niente di questa storia, noi non l'abbiamo studiata sui libri di storia. Se qualcuno non aveva un parente, un amico, un vicino, qualcuno che aveva vissuto in prima persona questa storia, non poteva neanche conoscerla oggettivamente. Quindi tutti questi passi in avanti sono importanti, come anche questo opuscolo che poi avevo messo alcune copie lì, ma vedo che già sono andate via positivamente. Questo è un opuscolo che abbiamo fatto con la Regione Veneto e che andrà questo mese anche in tutte le scuole del Veneto, assieme anche a altro materiale informativo, questo per costruire una piccola biblioteca, ecco, nell'ambito di ogni scuola,
Perché la cosa importante intanto è conoscere che cos'è il giorno del ricordo, dare una collocazione storica, dare una collocazione geografica, porre degli elementi anche di interesse che poi ogni studente può sviluppare come ritiene più opportuno. Quindi questo è estremamente utile, come è utile e prezioso il fatto di anche lavorare nella toponomastica, quindi il discorso di intitolare una via Norma Cossetto, che è una ragazza che è morta giovanissima, 23 anni, diciamo in quella prima parte di come si dice, di ondata di foibe, no? Quella subito dopo l'8 settembre, che diventa un simbolo, uno dei simboli delle tante donne che sono morte, ma anche di tante altre persone che sappiamo nel corso del tempo, poi soprattutto alla fine della guerra, sono morti nelle foibe, ma non solo nelle foibe, diciamo è un elemento anche simbolico le foibe, perché poi le persone sono state uccise in molti modi. Ma la cosa significativa è proprio quell'esodo di 350.000 persone. Prima parlava chi mi ha preceduto di nazionalismi, e mi veniva in mente un incontro che abbiamo fatto ieri a Marghera, che abbiamo organizzato insieme all'Ivesel e all'AMPI, ed è venuto uno storico molto importante, diciamo, secondo noi, che si chiama Christian Knez, che è uno storico che è sloveno, che lavora diciamo soprattutto a Pirano e anche a Capodistria, dove dirige degli importanti centri di ricerca. E lui diceva, giustamente come diciamo noi, lui diceva, attenzione, no? Quando voi parlate di nazionalismo, dovete parlare di nazionalismi, perché quello che è successo poi in Istria, che è culminato con il passaggio, con il trattato di pace di Parigi, di quei territori alla Jugoslavia, è quello che i nazionalisti sloveni e croati già mettevano in evidenza e si propugnavano alla metà dell'Ottocento. Quindi effettivamente durante la Repubblica di Venezia, che poi di cui andremo a parlare, c'era una convivenza estremamente pacifica, è stato nell'Ottocento e poi ancora di più nel Novecento che sono arrivati i nazionalismi e quindi le dispute. Quello che mi veniva in mente quando parlava, le diceva per esempio Anna Maria Mori, no? Che all'inizio diceva di essere nata a Firenze e non a Pola, e l'ha ribadito bene l'altro giorno al Senato il nostro Presidente della Federesuli. Questo è un problema molto banale, tecnico, che succede ancora oggi, dove praticamente molte delle nostre persone vanno non tanto nei comuni che adesso risolto, ma per dire alla motorizzazione civile, eccetera. Magari sono nati a Pola, quando Pola era italiana, e nei documenti gli scrivono Jugoslavia, gli scrivono Croazia, nato in Croazia. E ovviamente è un altro schiaffo alla loro memoria, alla loro storia. E questo non è sempre di facile soluzione, perché poi i nostri uffici, abbiamo scoperto, procedono molto per compartimenti stagni, per cui risolvi la cosa con l'Agenzia delle Entrate e diventa un problema con la motorizzazione civile. Anche perché poi quando vengono indicate le cose col computer, se uno non ha inserito questo elemento è difficile poi. Però esiste una legge dello Stato che mette in evidenza queste cose, che non è sempre ottemperata. Comunque, io volevo adesso ricollegarmi invece al libro e a questo focus che volevamo differenziare, mettere in evidenza quest'anno. E diciamo che queste terre, parliamo soprattutto di Istria e Dalmazia, perché Fiume è una storia diversa, sono stati per secoli e secoli nella Repubblica di Venezia. Quindi c'è una, adesso noi sabato avremo un incontro a Venezia con la comunità di italiani di Pirano, ogni anno abbiamo un incontro con le comunità di italiani perché è un rapporto importante, l'abbiamo già fatto con Pola, con Isola d'Istria, quest'anno l'avremo
con, appunto, con Pirano, e quando si va a Pirano, ma si va anche soprattutto in certe zone, a Buie, anche a Capodistria, oltre a respirare una, un'aria veneziana per il paesaggio, per la struttura urbana, si sente proprio questo dialetto, no? Questo dialetto istroveneto, tanto che a Buio ormai da parecchi anni fanno un festival dell'istroveneto, dove io sono stato l'anno scorso, è molto bello perché la sera fanno come una specie di festival di Sanremo, diciamo, all'aperto, dove con le canzoni, tutte canzoni rigorosamente istrovenete. Le scuole di tutto il territorio, in questo caso sloveno, fanno dei testi o dei video in istroveneto e vengono premiate. E quindi devo dire, è un discorso molto, molto interessante, questo rapporto che esiste tra Venezia, che per gli istriani è ancora e sempre la capitale storica, la capitale culturale, oltre che linguistica. Quindi questa radice affonda in molti secoli fa. Buonasera. Intanto. Buonasera. Mi sentite o è troppo basso? Va bene? Grazie di questa occasione. Insieme. Il mio specifico è questo libro, anche se il professor Impresi, il mio collega, come solito, mi avrebbe tirato in lingua alcune cose importanti da dire rispetto al suo tema, e naturalmente no, tema molto importante. Va bene, lascio stare. Questo libro si intitola Memorie dell'Istria Veneziana. Ha una genesi molto lunga, perché io insegno storia di Venezia all'università della terza età di Mestre. E ogni anno, da anni oramai, facciamo una 3 giorni in Istria a visitare una città. Qui credo siano 9 quelle trattate in questo libro, sì 9 perché poi c'è il Bosco di San Marco eccetera, e altrettante sono nel cassetto in attesa di una seconda parte di questo libro che probabilmente non vedrà la luce. La curiosità per l'Istria ci è nata per la presenza non secondaria di studenti alla terza età che venivano là e che, come dicevano, io cosa avrei così un florilegio di aneddoti di vita vissuta di queste persone che si sono dovute rifare una vita fuori dalla loro terra dopo la fine della guerra. E così una parola tira l'altra, dedicare un po' di spazio in più ai rapporti tra l'Istria e Venezia, un po' di spazio in più all'Istria in quanto tale, e allora andiamo. E abbiamo fatto questo tipo di percorso che è durato molti anni e che non, secondo alcuni di loro, non sarebbe ancora concluso. E già mi chiedono se in autunno, però, perché adesso viaggiare è un altro paio di maniche per le note ragioni, se forse, non lo so, sarà possibile completare alcuni luoghi che non abbiamo visitato. Il libro non è una elegia della memoria, del ricordo, no,
è una trattazione storica per quello che i miei piccoli denti di studioso mi consentono di masticare, dei rapporti tra Venezia e Istria, perché rappresentano una loro specificità, e lo storico mi correggerà se non è vero, una loro specificità unica che percorre l'età moderna e in parte anche l'età antica. L'Istria e Venezia non hanno mai conosciuto il rapporto di sudditanza giuridica che la società feudale imponeva dai tempi di Carlo Magno, né che imponeva l'impero austriaco, germanico, da Pisino in poi, spaccando l'Istria in due parti. Una di sudditi e una di comunità libere che collaboravano su un piano di parità giuridica con Venezia. Venezia in Istria applicò un modello che per la sua complessità forse non poteva essere esteso a comunità territorialmente più grandi, cioè quello della dedizione, che non era la sudditanza e non era nemmeno il feudatario padrone della terra, ma anche degli uomini che vi abitano. Quando ha provato con Carlo Magno, gli istriani, no, se la sono subito presa male, hanno convocato un placito, si chiamava così, Placito del Risano, nell'804 d.C., per dire ai signori feudatari come ugualmente le cose non andassero bene, con le corvè, con il lavoro obbligatorio, con il mantenimento dei rapporti con Venezia, con le loro barche per andare a portare, per andare a prendere. Appena finì l'impero, epoca di Carlo Magno, la situazione subito si modificò. Dedizione, cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che tra due, oggi si direbbe personalità giuridiche, rappresentante di Venezia e un governatore di comune o persona caricata dal comune, per cui stabiliscono un rapporto paritario, con pari diritti e con pari doveri. Questo sì e questo no. La città istriana conserva i propri statuti, sia che venga e stipuli questi accordi con Venezia nel 1210 le prime, via via nel 240, nel 300, l'ultimo è stipulato nel 1560. La comunità mantiene i propri liberi statuti, mantiene il proprio consiglio degli anziani, mantiene la propria agora, e non per niente, se voi adesso andate in Istria, ve ne cito solo una, andate a San Lorenzo al Pasenatico e a Montona Uguale, e c'è la loggia, ha scritto la loggia, Pro Comoditate Civium, e questo Pro Comoditate Civium aveva un aspetto politico e un aspetto assistenziale, nel senso che significava che il governo del comune avveniva in pubblico là, con i rappresentanti che discutevano, che prendevano le loro decisioni e che potevano essere
approvati o non approvati dal popolo che assisteva. La comodità era anche che alla sera, siccome qualcuno non aveva casa, sotto quella loggia aperta si poteva ripararsi, se non dal freddo, almeno dalla pioggia. In una sola città non c'è la loggia. A Rozzo, invece della loggia, c'è la piazzetta dove c'è la fontana, ci sono tanti blocchi di marmo dove si sedevano i maggiorenti di tutti gli spazi aperti e dove il popolo lì circondava per ascoltare quello che dicevano e quello che facevano. La dedizione era una forma paritaria di collaborazione che si basava sulla la soddisfazione di reciproci interessi. Venezia da sempre, è una sciocchezza dire quando cominciò il rapporto tra Venezia e le comunità rivierasche, è sempre stata ai tempi dei Celti, ma per limitare il discorso a noi, Venezia fondò il proprio potere sul mare, la propria ricchezza sul mare, e per fare questo aveva bisogno di punti di appoggio continui e sicuri con cui suddividere la navigazione per il bel tempo, per il mal tempo, per i pirati, per il rifornimento dell'acqua. Non poteva oggi far conto su un punto e passava dopo 3 mesi e non c'era più. Ma aveva bisogno delle popolazioni locali per avere questi riferimenti. E da Virano giù a Zara sono piene le coste di quella che veniva chiamata il fuoco. Le comunità locali concedevano a Venezia il fuoco, che si voleva dire la costruzione della chiesa, del palazzo del comune, del pozzo e dell'extraterritorialità della zona in cui questa roba sorgeva, che era veneziana. Per tutto il resto, Venezia rispettava. Qualsiasi politica decidesse di fare, io lo chiamerei libero comune oggi questo, ma allora no, ma qualsiasi decisione potesse fare. L'Istria invece, i vari paesi, penso che sarebbe un po' lungo ma varrebbe la pena di vedere alcune distinzioni giuridiche tra uno e l'altro di questi paesi, che non erano poche, ma in ogni caso ogni comunità aveva una gelosia marcatissima della propria autonomia, ma non solo di Montona verso Venezia, ma di Montona verso Portole, di Montona verso Pinguente. Per cui non c'era una coscienza collettiva, c'era una coscienza di paese. Ogni paese voleva avere la garanzia che nessuno dei suoi vicini andava a mettere le mani sul suo. Venezia garantiva questa sicurezza di ogni singola comunità che prendeva con lei i patti di dedizione ed interveniva militarmente, questo sì, quando qualcuno non rispettava i patti scritti, ma molte volte a difesa di se stessa e dei propri commerci, ma altrettante volte a difesa di quella comunità più piccola che stava per venire soffocata da quell'altra comunità più grande. Non metteva mica becco, separava i contendenti e faceva in modo che gli uni non potessero nuocere agli altri. Quindi la dedizione era una forma
che funzionava molto bene, ma aveva anche un'altra funzione collettiva, questa di tutti i paesi dell'Istria, di protezione dai nemici esterni. L'Istria fu tormentata dai pirati, prima Larentani, dopo Uscocchi, per secoli, ma ogni singola comunità non aveva la forza militare per difendersi e non avevano neanche il senso della collettività comune da allearsi insieme per far fronte al rischio. Quindi arrivavano a un mago, perciò la storia istriana è piena di episodi di questo genere. Al momento del raccolto potete stare tranquilli, arrivavano, bruciavano, portavano via quello che c'era da portare via, scannavano tre quarti di persone, salvavano dalla morte le ragazze più belle per gli harem o più ricche, perché poi chiedevano il distacco, il riscatto alle famiglie. Venezia fu un baluardo importantissimo, anche se non sempre riuscì a frenare completamente l'esodo e i massacri che accadevano. Lo stesso con gli scocchi, che erano invece cristiani fuggiti dalla Bosnia quando ci fu la conquista ottomana della seconda metà del XV secolo, i quali non vollero diventare, non vollero convertirsi all'Islam, però non erano né agricoltori e né guerrieri, erano marinai, e in quanto tali andavano in giro con le loro piccolissime braziere, assalivano le navi, depredavano ed erano come le mosche, erano come le mosche. Questo è lo specchio su cui si sviluppa questa lunghissima collaborazione tra Venezia e Istria. Ma dentro questo specchio, però questo spettro, questo scheletro, diciamo, concettuale, c'è molto di più. C'è l'affetto tra gli uni e gli altri. C'è il fatto che il dialetto veneto si diffuse e fu per moltissimi secoli, per molte zone dell'Istria, una sorta di seconda lingua materna. E si sente ancora adesso, poco rispetto già solo a una quindicina di anni fa, perché a noi piaceva sedersi a un mago e io dopo guardavo le vecchie passare, signore anziane, con lo scialle lungo a tre quarti di gamba e con le frange, che come mia nonna lo buttavano su così, e dopo ti la sentiva Maria che le morta è beffa, sì, ma era levata 90 anni, normale. Adesso è una, la persona di un mago era, perché parlo dell'anno scorso, che parla ancora il dialetto veneziano come dialetto nativo, è l'unica rimasta, ed è la figlia di un maître d'hôtel in cui ero, il quale mi ha detto: se venisse a parlare con mia mamma mezz'ora in veneziano, le regalerebbe 10 anni di vita. Ma me l'ha detto troppo tardi, stavo per venire a casa e non sono potuto andare a trovare questa signora. Abbiamo fatto tante scoperte, fermi metti cose ora perché ho perso i tempi in tua storia di questo. Abbiamo fatto tante scoperte andando in giro e ha avuto anche qualche momento, sì, di commozione, che non puoi non restare così quando ti viene vicino una persona, ti mette la mano sotto, ma ti vede, professore, mi dica, quella era casa mia. Noi da lì, una notte,
avvertiti da degli amici, siamo montati sulla barca e siamo scappati verso Venezia, perché mi avevano detto: guardate che c'è la retata, canove vi portano via tutti, mare buono, mare brutto, andate. Sono cose che così ti fanno pensare naturalmente, ma ci sono anche delle chicche che nessuno sa. E se non fia nelle mie linee di una parola nostra, ma lo posso, e sono un po' curioso di noi, i nostri amici di là. Nella chiesa di Mondona c'è l'altare da campo di Sebastiano Veniera de Monte. Ce l'hanno fatto vedere una volta, due volte, poi caserà i caenassi perché si cambia i politici e non siamo più riusciti a farle vedere. Momento di forte emozione per la gente, vedere l'altare di Sebastiano Veniera a Lerponte. Un'altra volta siamo a San Lorenzo al Pasenatico, fermiamo un signore che non parla italiano e che ci dice solo cisterna. Cisterna. Beh. E andiamo dietro, volta un canton e fa così. Cisterna dell'acqua potabile messa lì da Venezia nel 1374 fornisce ancora l'acqua al paese. Dopo ci sono anche ricordi un po' meno belli, e quando vengono fuori a San Vincenti è successo che un Morosini che si stava per sposare ha fatto imputare di eresia una contadinella che gli scaldava il letto perché la neosposa non venisse a saperlo, e sul muro scritto col sangue c'è ancora le parole della sentenza che l'ha condannata al rogo, per esempio. Ricordi di Venezia che ci sono praticamente in tutte le città e che io ho cercato qui di riportare e sintetizzare con un doppio registro. Da una parte la documentazione storica su opere anche del 500, del 600, del 700, di come si viveva, di come si evolveva la loro settimana, di quali erano i loro rapporti, chi viveva di pesca, chi viveva di lavorazione del cuoio, chi viveva di agricoltura. E mettendo vicino a questa ricostruzione storica di com'era la realtà economica e sociale delle città veneziane, la parte nuova dei ricordi, delle presenze, delle fiamme, con alcune cornici che sono importantissime. Una di queste è per esempio i boschi. L'Istria aveva tanti boschi, ci fermiamo a quello per antonomasia, il bosco di Mondona, aveva tanti boschi dove Venezia coltivava il legname per l'arsenale. Ma si fa presto a dire coltivare il legname per l'arsenale. Mio papà mi ha portato all'arsenale che avevo avuto negli anni più grandi, la prima volta. E io su, dopo, i travi che sostengono il soffitto, il cupolo. E lui mi dice: è cemento? Sì, no, è legno di faggio che è stato 15 anni a mollo alle bocche di porto. E poi marmorizza ed è più resistente, indeformabile, del cemento di quello che è.
il Bosco di San Marco ha una particolarità. Oh, le battaglie, le guerre, sapete, Tramontona, Porto, le pinguette per i boschi, i dispetti, ma le due fattispecie che abbiamo visto, toccato con mano, parlando anche, sono queste. Nel Bosco di San Marco venivano allevati i legnami per la costruzione delle navi già preformati, cioè mettevano in terra vuoi castagno, vuoi pioppo, vuoi quello che era, e a seconda della parte della nave che avrebbe dovuto andare a comporre, man mano che cresceva cambiavano la forma, e allora cresceva così e così, già preformato, oppure perfettamente dritto, in modo che non ci fossero scarti, se doveva essere per esempio per la toga. Quindi bisognava essere dei tecnici. Questo era il punto di vista di Venezia. Il punto di vista degli istriani però non era proprio questo, nel senso che tra le libertà comunali sempre riconosciute c'è il diritto di ermatico, stagnatico e legnatico, cioè vuol dire ti va a finire di coltivare sto campo con sti 50 dico a caso pioppi, va fuori lì, che quello che resta in terra mi appartiene a me, e che finché non ti dipianti i miei porci va a mangiare. Ma questo se radicava il terreno, lo desertificava, e ce ne voleva dopo per riprendere la produzione. Ecco, questo fu uno dei pochi motivi di frizione tra veneziani e istriani, perché dal suo punto di vista lui voleva sentire ragione. Cosa volete? Potrei raccontarvene tante, ce ne sono tante. Per esempio, se andate a Montona, non c'è soltanto l'altare di Venia, che non vedrete mai, c'è anche il gigante di Montona. Montona, come tante altre città dell'Istria, la parte che oggi si vede, sorge su un doppio strato di mura, prima celtiche, poi romane e poi medievali. Quindi pensate quanto antiche sono. Gli abitanti di Montona abitavano nella Valle del Quieto, no, ma cioè era una disgrazia, de zanzare, de malaria, de pirati, ah no, basta, andiamo su. E vogliono andare ad abitare su. Ma non c'era strada, non conoscevano le tecniche di spostamento dei massi degli egiziani, non riuscivano a arrivare alla città. Nei boschi lì, dice la leggenda, viveva un buon gigante, il quale guareti, a un certo giorno si dai, che ha fatto così, come no? Boom! Boom, boom, ecco che ho il testo di sua pie e costruire la città. E così fu. Ancora oggi c'è il monumento al gigante buono che ha portato su i massi che gli abitanti non riuscivano a fare. Ed è ogni anno rifatto, nuovo, perché è fatto di paglia. Ed è messo nel camminamento dove... Ecco, nel camminamento. Si vede il rapporto con le finestre, per esempio. Sì, sì. Ecco. E chiudo con questo. Se mi capita di aver voglia di fare, e mi riallaccio al discorso del giorno, un giro da queste parti,
a pochi chilometri da Mago, un'ora in macchina, forse anche meno, quindi a pochi chilometri da Mestre, 3 ore in macchina, anche meno, zitta anche da una giornata. Andate a Portore, perché nessuna città, e ne abbiamo vista una ventina, vi garantisco che vista quella, viste tutte, nessuna città dell'Istria veneziana parla della tragedia dei profughi scappati delle case abbandonate come quella città. È un deserto che prende un po' il cuore di vecchie case veneziane, scalinate dove le far vedere la veccia che viene fuori, tetti crollati, alberi che vengono fuori dalle cucine delle case. Beh, quando tu hai fatto un giro là di un'ora, hai completamente compreso il senso della tragedia della legge. Non serve tante altre parole. Mi fermo. Grazie. C'è il problema dell'audio che non è stato risolto. Aggiungo due cose velocissime su quello che diceva il professor Contini. Allora, lui parlava di Montona e mi veniva in mente che qualche anno fa i montonesi hanno fatto un incontro, un raduno a Venezia e sono voluti andare a fare la messa alla Madonna della Salute, perché tutte le fondamenta, il legname della Madonna della Salute vengono dal Bosco di San Marco, come anche tanti altri palazzi veneziani, ma quello in maniera particolare. E poi, non so se tu Portole vuoi dire Piemonte d'Istria, o perché vicino a Portole noi siamo andati anche a Piemonte d'Istria, che è un paese abbandonato, semi-abbandonato, tanto che quando siamo andati a vedere la chiesa, ti ricordi il parroco, qualcuno gli ha chiesto ma quanti abitanti ci sono? E lui ha cominciato a dire, ah, c'è una famiglia, ha fatto i conti, erano 20-30 persone, perché lì proprio la maggior parte, cioè sono rimasti in 20-30, ecco. E mi diceva uno storico che ha fatto proprio un libro su Piemonte d'Istria, che adesso lo stanno utilizzando anche come set cinematografico, perché sembra, cioè se uno gira un film collegato con la guerra, eccetera, eccetera, è perfetto, ci sono queste case abbandonate, diroccate. E anche un altro fenomeno adesso. No? E l'abbandono delle famiglie dalle terre ha lasciato tante case vuote ed è nato un fenomeno di ripopolazione dell'Istria che ancora si vede poco, ma che cammina a grandi passi, perché tedeschi, austriaci, belgi, adesso cominciano anche i francesi, comprano per 2 lire un caseggiato con somme relativamente modeste, restaurano bene e dopo uniscono l'utile al dilettevole, nel senso che danno all'agenzia la fittanza come vacanza d'estate, a parte il periodo che si temono per loro per venire, e quindi c'è questo rinascere, che naturalmente non è mica far rinascere le radici, ma riporta un po' di economia basata su questa, che è una delle risorse fondamentali, perché non occorre mica andare in Sardegna per trovare l'acqua vera. E per mangiare bene. Avanti. Signora, prego. No, sto solo in piedi, no. È troppo gentile. Vi volevo ringraziare, professore, volevo ringraziare Alessandro Puc, Renata Cipina, delegata alla cultura, Centro Pace,
che ci hanno dato questa sera, forse come ha ricordato la collaborazione che dura dal 2014, stasera c'è stata insomma l'occasione insomma anche di avere uno sguardo diverso rispetto alle altre occasioni in cui abbiamo ricordato il giorno del ricordo e portato sotto diversi aspetti culturali, perché appunto abbiamo portato rappresentazioni teatrali, film, abbiamo più affrontato gli aspetti magari tragici stasera, però non è cioè quello che ci ha così fatto anche venire voglia da parte dei racconti del libro è però anche questo legame profondo e anche la tanta sofferenza insomma poi che hanno lasciato, cioè le persone, le famiglie, questo sradicamento, i profughi e questi noi spesso ad esempio la mia età insomma quando abbiamo conosciuto, ci sono state la prima volta credo 20 anni fa in questi posti bellissimi perché appunto proprio la figura è stata il cibo, la bellezza, il mare, ma anche proprio questo legame profondo che si vede con il nostro territorio. E io ho avuto piacere di alcune persone anziane, l'ho sentita anch'io parlare, cioè lì l'unico modo se ci si voleva far capire, se non si voleva parlare in inglese, parlare il nostro dialetto, allora qualcuno riusciva a, e che adesso di più si stanno perdendo e quindi un po' è come anche conservare questi legami, questa storia, ma la parte più bella, perché la parte ovviamente dolorosa non può essere cancellata. È importante però quello che la nostra comunità Milano ha dimostrato, che Milano da moltissimo tempo non ha magari fatto come altri luoghi, ma ha sempre cercato di costruire anche oltre alla storia, ma anche una memoria, quindi io ricordo bene quando è nato il Centro Pace con Sonia Slavik, che era uno dei temi su cui lei si è battuta fortemente, perché per tantissimo tempo non si è potuto parlare, non si è potuto raccontare, non si è potuto far conoscere i fatti appunto dell'esodo e della tragedia, delle foibe e di tutto, insomma, e di tanto legame che c'era con i nostri territori. Ecco. Credo che insomma anche affrontarlo in maniera così anche molto matura sia importante, no? Perché credo che la nostra comunità lo affronti insomma da molto tempo. Beh, io ringrazio l'associazione Milano per Alessandro, perché di fatto ci ha aiutato anche a costruire un rapporto insomma, di questo tipo e consolidarlo e farlo crescere. Quindi a me è venuta comunque poi, magari vi leggo qualche spezzone, mi prenderò volentieri il libro, perché qualcosa insomma, di questo bel territorio e di questa storia, ma anche molto approfondita mi pare, no? Mi pare che stasera ci abbia dato anche di paesi che sinceramente forse se ci capita di andare in quei luoghi di vedere, no? Il secondo libro invece approfondito, no. Perché no? No, ho già. Quindi va bene, grazie a voi e grazie a tutti quelli che stasera con noi insomma hanno ascoltato questo importante insomma scorcio di racconti. Lascio un'idea. Perché lui fa orecchio da merda. quindi è un modo per pungolare. A Grisignana fanno il festival del teatro Istro-Veneto. Noi siamo andati a Grisignana al teatro a vedere la rappresentazione. La compagnia vive a buie, però si serve di quell'auditorio. L'anno prossimo in occasione di loro vengono, hanno solo un problema. Con noi sono venuti tanti anni a Mestre, con la terza età. Teatro Istro-Veneto, Antoniolo, sarà venuto 6-7 anni. Dopo a noi hanno tagliato i fondi del volontariato, non i contributi. Loro non ne avevano e tra tutti insieme non avevamo neanche le risorse, e che non si poteva neanche più, tra parentesi, per pagare il noleggio della sala, perché anche se venivano giù
7-8 attori, ma ragazzi giovani che fraternizzavano con gli studenti e con gli anziani. No, noi possiamo, ecco, noi possiamo dare degli spazi. Ecco, se, non sarebbe brutto ripristinare il ponte tra la nostra gioventù e loro che sono là. Però l'orbo non canta più come una volta. Grazie, ecco, di questo spunto. Prego. Facciamo.